Hakuna Matata ragazzi, ben ritrovati dal vostro Ciccio Game89. Siamo tornati qua sulla nuova serie di Spider-Man. Nuova almeno per lo 04/09/2018. Sono le ore 14:55 e sto registrando ipoteticamente tutta questa serie per farla uscire nello stesso giorno. Signori, vi invito anche a iscrivervi al mio canale se ancora non l'avete fatto. Probabilmente potreste essere nuovi, quindi non lo so, benvenuti. Parker, dove sei? La commissione sarà qui a momenti. Dobbiamo collaudare i macchinari. Sto arrivando. Mi raccomando, un bel pollicione in su, fare da solo. No, no, è pericoloso. Ok. Quindi mi poteva anche aspettare, vabbè, questo. Non mi entusiasmo del dottore, ma a volte rischia di metterlo nei guai. Devo essere lì prima che si faccia male. È vero? Allora, se questo gioco ha le missioni principali e secondarie unite e mi fa scegliere e non è confusionario come Far Cry, ve giuro, lo adoro. Cioè, lo adoro. Seriamente ve lo dico. Lo adoro. Un po' di parkour ci può stare. Mortacci mia. Se magari... Esatto, così. Tieni premuto le tre in aria per tuffarti. Ok. Bellissimo. Di che cazzo stiamo parlando? Wow. Arrivo, bro. Te. Tanto ci cambiamo instant e non è un problema questo per noi. Secondo appuntamento a non sentirlo, ragazzi. Sono proprio contento di giocare sto gioco. Me lo sto giocando proprio, me lo sto godendo insieme a voi. Scusi, poi comunque ritardo, registrando io... i giochi di seguito mi li godo di più. Wow. No, madonna, è lui. Ha iniziato senza di me. La direttrice della commissione sarà qui a momenti. Tranquillo, Parker. È una mia invenzione, direi che posso gestirla. Visto? Il dissipatore. Accidenti. Non dovremmo fermarlo. Non ancora. Resista. Dottor Octavius, tutto bene? Un altro imprevisto. Perché poi diventa Octopus, no? Ma ci siamo. Siete feriti? No, ma è tutta colpa mia. Ecco, i livelli di energia hanno superato le previsioni. Per certi aspetti è sicuramente uno sviluppo molto promettente. A giudicare dall'odore non si direbbe affatto. Glielo assicuro, la prossima Cerchiamo fase... Cerchiamo di non correre troppo. Possiamo discuterne da qualche altra parte. Prenditi la giornata libera, Peter. Ma... Ne parliamo dopo. Mi sembra che poi diventa Octopus. Il mondo Spider-Man mi piace, ma non sono... Perché non è intervenuto il dissipatore? Non sono... Una giornata libera, ma devo capire cosa è andato storto. Esperto come Spider-Man, per dire, no? Sei in pessima forma, amico mio. Ok. Vediamo qual è il tuo problema. Ah, proprio così stiamo? Proprio così stiamo. Mo sicuramente ci dirà che è stato manomesso, eccetera, eccetera. Ok, errore. Va bene. Il circuito è aggiunto. Accidenti. Se fossi stato presente al collaudo me ne sarei accorto. Quindi, come faccio a... Ah, probabilmente... Allora. Vediamo un po'. Ci metterò un po' di tempo, sicuramente. Ah, semplicemente poi devo ruotarlo, vedi? Quindi qua L1. Ok. Ah, ok, molto semplice in realtà. Molto semplice, perché basta che io faccio così. Pensavo fosse più difficile. Devo dirvi la verità, eh. Mi stavo preoccupando per fare delle cose incredibili. Però
Ecco, vedi, per esempio, queste parti qua ci possono stare. Ci possono stare, assolutamente. Però, insomma, sono necessarie. Beh, diciamo di sì, dai. Ok, componente riparato. Ci può stare. Ok, devo dire. Vabbè. Allora, questo qua è stato leggermente più duro da sistemare, leggermente, quindi sono tutti livelli di difficoltà. E rilanciare il voltaggio. Il cos'è il voltaggio? Si carica. Ok. Ah, penso che devo arrivare, quindi faccio un più 2, un meno 1, un più 1. Qui ci butto questo qua che mi arriva qua. E questo lo butto qua che mi arriva qua. Cos'è? Ah, ok, quindi voleva. Ah, che stupido, ragazzi. Non capivo. In realtà è più 2. Più ci metto meno 1. Più ci metto un altro più 2. Mannaggia, Ciccio, ma sei. Sei un cerbiatto, sei, Ciccio. Sei un cerbiatto. Era molto semplice, molto semplice. Si possono anche saltare queste parti, però è consigliabile farle. Vedi? Ah, ciccio ciccio. Comunque sto 10 minuti Vediamo e 40, così per farvi capire quanto ci ho messo, Come quindi, nuovo. Ok. Perfetto. Doc stava collaudando nuovi materiali per le protesi. Mi aveva chiesto di valutare il lavoro. Tanto vale farlo ora. Quindi magari è anche un po' colpa di Peter che non siamo riusciti ad arrivare in tempo, perché abbiamo sgominato persone, abbiamo fatto cose. Non mi interessa di ascoltare sta roba qua, sapete? Non me ne frega niente. Non credo che ci serva. Quindi qua allora abbiamo un nuovo materiale di rallentato per prepotentemente, Ah, vedi? Ok, quindi penso che questo vada qua, che combacia. Vabbè, questo è semplice, dai, non è che ci vuole un mostro per fare questo qua, Boh, sicuramente andremo ad andare a sempre più difficile, probabilmente. Un composto di idrogel e polimeri. Resistente, forse no, all'impedenza eccessiva. Suggerirò a Doc di cercare di meglio. Ok. No, pensavo peggio. Quindi? Okay. Ci sarà un motivo Devo se ci hanno fatto rallentare? Cioè, capito? Se ci hanno fatto rallentare. Questo è un rallentamento nel gioco, no? Una cosa probabilmente non necessaria, ma forse per far vedere che comunque c'entriamo. Beh, ci potrebbe stare, Cerco di analizzarla insieme a voi. Questo è un rallentare il gioco. Dopo tutta quella frenesia, questo è un riportarci a un livello basso di entusiasmo. No, una cosa che nessuno di noi magari avrebbe voluto fare. Uno dice, chissà che cosa c'entra questo. Probabilmente un motivo ci sta, un motivo ci sta. Non credo per allungare la pappa in questo caso. Vedremo più avanti come ce la ripropongono come cosa, Ok, e questo l'abbiamo fatto. Va bene. Spider-Man, sono Yuri. Sì. Fisk è già arrivato a Riker. Niente Riker. A quanto pare merita un trattamento esclusivo. È nel RAT. Ah, raggiungerà Scorpion, Electro e gli altri. Vi sarà grato. È in buona compagnia. Puoi passare qui a distretto. Ho un problema che richiede esattamente le tue competenze. Per te, Yuri, questo è altro. Arrivo okay. subito. Quindi, per dirvi, no? In questi giochi qua, in realtà, ci sta anche questo parkour, questa roba qui. Ci sta, perché comunque è Spider-Man. Chissà cosa pensa il mio ammiratore numero uno della cultura di Fisk. Vediamo, Bentornati a Solo i Fatti con J. Jonah Jameson. Discuteremo dei problemi che affliggono la città con il vincitore del premio Pulitzer. Due volte! Il vincitore del premio Pulitzer, nonché direttore del Daily Bugle. E spinge il libro! Come sempre, ordinando il libro del signor Jameson, Spider-Man, pericolo minaccia, nelle 24 ore successive al programma avrete una copia autografata gratuita. Critiche personalizzate, non chiedete, non le faccio! Ok. Solo i fatti con J. Jonah Jameson. Uno sguardo sulle minacce che nessun altro ha il coraggio di denunciare. Passiamo subito alle chiamate.
Pronto? Non per fare polemiche, ma Spider-Man ha fermato Wilson Fisk e merita rispetto, no? Un boss della malavita in meno è un bene per tutti. Ok. Sì, ma dimmi, sei un agente di polizia? Un PM? O un giornalista con decenni di esperienza e diversi premi in bacheca come me? No, sono un idraulico. Ah, d'accordo. Vabbè, potevo anche sentirla, eh. Vabbè, comunque se sa dove stavamo andando a parare, dai. Ora che non fumi più, che scusa usi con i colleghi per salire qui? Che sono stanca di vedere degli idioti. Ti capisco. Allora, perché hai chiamato? Per invitarmi al ballo della polizia? Hai un costume bianco e nero? Ah, più avanti. Niente ballo quest'anno. Abbiamo speso tutto per la sorveglianza Oscorp. Ne è valsa la pena, no? Sì, certo. Fino a un'ora fa. L'intera rete è collassata. Ogni quartiere, ogni torre. Cosa? Dicono che qualcuno abbia sabotato il server centrale. Le torri sono offline. Abbiamo la tuta rotta. Forse. Andiamocela a cambiare, Spider-Man. Per ora l'importante è riattivare le torri. Subito. E hai chiamato me? Oh, che dolce. Ho chiamato una persona di fiducia. E i segnali sono disturbati. Non sappiamo come fare. Adoro le sfide. Chi rompe paga. Pensavo ti fidassi di me. Ok, quindi qua, ipoteticamente, è una missione. Vediamo un po' questa torre. I cavi in entrata sono invertiti. Astuto. Ok. Ah, la devo rendere. Direi che. Scusate. Ah, no, no, aspetta. Esatto, non avevo visto la R. Abbiamo appena recuperato una torre, opera tua? No, devo sorella. Sono solo carino, eh? Qualunque cosa tu abbia fatto, puoi ripeterla sulle altre torri? Certo, ma per tua informazione, per riparare una torre devo sincronizzarmi al sistema. Ora dispongo di tutti i dati sui crimini della zona. Vedo un'effrazione qui vicino. Bene, ho delle pattuglie in zona. Lascia stare, vado io. Ok, vedi, queste sono le secondarie che secondo me ci stanno un botto. Fallo. Guardami le spalle. Tanto non sta arrivando Spider-Man, tranquilli. Ma così gliele guarda le spalle? Sei serio? Dubito che questi tizi abbiano perso le chiavi. Ok. Posso avere la maggior parte di attacchi. Il problema è attacchi catapulta, anche le granate. Ok. Vabbè, ma questo bro lo sapevo, eh. Vai. Tanto sopra avete detto che non ci arrivate, no? Brutte, stupide bibbi. Che non siete altro, dai. Ci sta. Un po' di... No, nessuna ragnatela, non ti devi preoccupare. Stai buono. Ah, perché si parano. Ok, ecco perché. Vai. Via. Bro, devi stare molto calmo, devi stare. Fatto. E vedi, questo sicuramente poi mi aiuterà a far tutto quello che devo fare. Finito. Grazie mille. Ora visualizzo un'aggressione in quell'area. Sei fortunata, Yuri. In città c'è un detective segnato dall'avversità della vita, ma nobile nell'animo. Cosa? Ok. No, hai promesso che non l'avresti più. Spider Cop. Ok. Quindi qua c'ho altro. No, mi piace. Queste sono comunque missioni secondarie che ci stanno, perché sta nel personaggio di Spider-Man. Assolutamente. Cioè, io, vedete, quando ci stanno i giochi serie, tra l'altro sapete che non mi pagano per fare questo gioco, ma magari. Lasciami in pace. Sì, è lei. Ho detto di sparire. Ma certo, sicuramente. Quanto è grosso quello. Quello è grosso. Lasciatemi grosso stare. Sta zitta, donna. Lasciatela stare. Ok. I colossi possono bloccare. Esatto. Ragnatele per oggetti di lancio e prenderli vulnerabili. Ok. Ok, ci sta. Boom. Urca balurca. Oh, mortacci tua. Ma quanto cazzo sei grosso. Ma che stai a scherzare. Porco Giuda, oh. Raga, ma ha rotto la faccia. Raga, me l'ha rotta, oh. Ma è buono.
mamma mia, mi l'ha rotta la faccia, raga. Non pensavo fosse così veloce. Veloce. Lasciami andare. Ok, quindi devo fare così e premo R1 per disarmarlo. Quindi faccio così, R1. Buonanotte. Buonanotte. C'è qualcos'altro per me? Sapevo che Jameson si sbagliava sul tuo conto. Sei un po' strano, ma di animo buono. Grazie. Senti, ce l'hai un posto dove andare? So cavarmela da sola. Non ne dubito. Nel caso, comunque, puoi rivolgerti ad un luogo chiamato Fist. Lo conosco, ma non voglio la carità. Fanno le migliori torte di grano in città, credimi. Mamma le preparava sempre. Vedi che carino che è Spider-Man. Tanto tempo. Darò un'occhiata. Grazie, Spider-tipo. Mi chiamo Spider-Man. Vabbè, Spider-tipo ci sta anche su. Potrei avvistare la prossima torre. Vedi, mi piace, perché sono comunque coinvolto col gioco, perché comunque... Allora, parliamoci chiaro. Spider-Man, tutti lo conosciamo, e comunque, bene o male... Bene o male, lo... Gli vogliamo bene, no? Dominando nel senso... dall'alto, Spider-Cop volge lo sguardo all'obiettivo. Un'altra okay. torre di sorveglianza. Poi è tutto scemo. Ma parlando in terza persona. Certo che no. Il capo sottovalutava Spider-Cop. Lo considerava una mina vagante. Me ne sono già pentita. Ok. Devo capire bene. Ok. Devo capire molto bene come fare. Ah, perché mi sa che era. Esattamente. Potrei modificare queste torri per intercettare altro oltre ai crimini. Quindi qua mi serve una roba. Ancora non ci sono. Eccola qua. Facile. Facile. Facile, facile, facile. Come bere un bicchiere d'acqua. Che cos'è quella roba là? Sembra tipo un'armatura. Bingo. Ora le torri rilevano ogni segnale in radiofrequenza. Ok. Tra cui uno qui vicino. Cosa sarà? Infatti quello dicevo, non so che cos'è. Sembra un pupazzo, un'armatura. Non lo so bene. Cos'è, ragazzi? Ah! Oh, wow! Uno dei miei vecchi zaini del liceo. Ci avevo nascosto una microspia. Ah, e te l'hai ridimenticato là? Vabbè, i potenziamenti, no? Chissà quanti quindi ce uno ne zaino. Sono in giro per la città. Ok. Questo è importante. Questo è importante, c'è niente da fa. Questo è importante. Il menù del mio primo vero appuntamento con... Vabbè, chi se ne frega, non credo che... Sei ancora lì? C'è una rapina a pochi isolati. Spider, arrivo. Combinazione. Metà uomo, metà ragno. Va bene. Poliziotto. È figo, raga, è figo. Perché comunque io so certe affezioni a sti personaggi. Quindi di che cosa dobbiamo parlare? La cassa è forte, forza! Ehi, ragazzi! No! Spider-Man, spara! Però potrebbe essere un po' pericolosa come cosa da fare. Ok. Belli. Belli. Ah, stai ancora lì, scusa. Ok. Fatto, signori. Cos'è? Ancora. Gente, dovreste riservare lo stesso impegno alla ricerca. Vai. Di un lavoro onesto. Però è vero, hai ragione. Vieni qua. Vai. Vai, vai. Vieni qua, piccola bibi. E ti do le bat botte. Queste sono le bat botte, per me, mi dispiace. Posso... Ah, sta quelle. E lo regalo io. Ehi, Yuri. Sto per riparare l'ultima torre di Chinatown. Sarà Spider-Cop a ripararla, semmai. Tutto, Yuri. Tipo Robocop. Garantire l'ordine è un compito da giovani, ma Spider-Cop... Beh, ormai non è più un ragazzino. Dimmi che stai per dire quello che penso. Da oggi, Spider-Cop è ufficialmente in pensione. Ah. Grazie a Dio, datemi da bere. Berremo tutti insieme stasera, Yuri, brindando all'infaticabile Spider-Cop. Yuri? Yuri, ci sei? Ok. Si vede che l'emozione del momento l'ha sopraffatta. Sì, decisamente, Spider-Man, sicuramente sarà così. Quindi questo... Madonna, ragazzi, è che sono un hacker.
Sono un hacker. Là c'è un altro zaino. Ah. Ok, livello 2, livello 3. Bene, incremento danni a mischia, ci piace. Ci piace. Accidenti, non voglio che la gente faccia foto ai miei tre peli sul petto. Giusto. Gli strumenti per riparare il costume sono al laboratorio. Chissà allora, se Doc è già andato via. Vedi, c'ho diverse cose da prendere. Vedi, qua sarebbe da... Dottore, com'è andata con la commissione? Mi spiace di aver fatto un casino. Niente affatto, Peter. Sono solo nervosi per l'imminente trionfo. Si calmeranno, come sempre. Torno al laboratorio per riordinare. No, no, stavo comunque andando a cena. Rimandiamo a domani. Una breve pausa prima di tornare a progettare il futuro. Ok. Me le prendo ste cose qua. Vorrei che l'ottimismo di quell'uomo fosse contagioso. Comunque per oggi è finito. Ok. Posso lavorare tranquillo al mio costume. Perché volevo fare di questo... Prima di andarmene là, visto che devo sbloccare un botto di cose, poi comunque penso che mano a mano le andiamo a sbloccare, no? Con calma. Ok. Certo, però la gente che non trova sta roba qua mi pare un po' particolare. Non lo so. Sto sbloccando ste cacatine qua. Dato che qua c'è un'altra torre. Segnalato un rapimento. Servono agenti a Little Italy. Regolerò l'auricolare per captare voci di persone in affanno. Ok, posso fare così. Prima di andare là, faccio così. Ok. Torre presa. Tipo l'Assassin's Creed, dai, ve la butto là. Ci sta un botto. Ok. Quindi a lì è dov'è la missione secondaria, per dire, no? Aspetta, traccia che... termica di un corpo in quest'area. No, sto... Tutto bene. Fatemi uscire! Ah, qua. Ok. Resisti, ti tiro fuori. Quello si segue tutta la vita davanti. Stimo, amico. Grazie. Beh, certo, sono la gente tornati. Che non lo sentiva. Ti proteggo, ti proteggo. Ah, massa quanti cacchio siete. Ah, belli. Ah, belli. Un attimo che... Le bat-bot le prendete tutti quanti, non vi preoccupate. Il caricatore comunque è difficile da... Giusto, giusto, giusto. Perché questi con le armi li devo fare così. Sono... Delle volte mi dimentico. Perché comunque c'è un botto di roba da... Oh, vedi? Che bravo che sei. Vieni qua, vieni qua. Che ti do... non sto messo bene. Però non è importante. Perché comunque ce la faccio. Ecco. Voi dite, sei matto? No, non sono matto, tranquilli. Ah, ok, quindi mi posso curare pure così. Va bene. C'è un altro zaino. Missione compiuta. Assurdo che rapiscano ancora la gente nell'era digitale. Possibile non si possa fare sui social? Un like? Ok, altro zainetto preso. Boh, io sto prendendo roba, ma chi se ne frega. Perché poi ti prende comunque a farla sta roba qua, Vedi che tanto sta tutto qua vicino, quindi chi se ne frega, va bene. Poi comunque ci potenziamo, quindi GG, dai. Ok, liberata anche questa. Lì mi dice che c'è qualcosa che non va. Quindi ce ne dobbiamo andare bello sopra, ragazzi. Che probabilmente farei prima a correre, molto probabilmente. Quei furfanti hanno pessime intenzioni. Ok. Devo fermarli. Che botta. Avete tutti dimenticato le chiavi. Che botta che fu preso. Ok. Guardate che... Vi devo dire la verità. Non è così facile. Guarda, 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 guarda.
Guarda che incredibile, ragazzi, eh. Io ve lo dico. Ok. E si per terra, magari me ne approfitto che mi curo. Credo che uno si sia buggato, ma non ne sono sicuro. Ok. Va bene, va bene. Finirete tutti in prigione e ci resterete a lungo se siete esperti di evasioni come di effrazioni. Perfect. Ora mi posso dirigere verso di là. Ok, altra l'ho fatta, Le sto sbloccando un po' tutte, quindi va bene. Mi sto potenziando un po', ragazzi, mi sono preso bene. E quindi GG per noi, dai. Questi brutti. Ok. Oh, via, via te. Tacci, tu che... Che sei pericoloso. Via. Aiuiuiuiui. Va bene. Oh. Aspetta che c'ho tutto schiarico. Beh, sto rischiando, Già. Allora, ragazzi, prima di concludere la puntata di oggi, vabbè, una pizza ce l'abbiamo presa, ma capita, capita. Ok. Vieni qua. Ci prendiamo questo zainetto mentre Spider-Man cerca di farmi vomitare. Ok. Signori, io spero che l'appuntamento di oggi vi sia piaciuto. Dovreste trovare sul canale il terzo episodio già uppato. Vi invito a iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Mi raccomando, pollice in su. Al prossimo appuntamento. Bella.